Voleva fuggire da quel terribile orrore. Aveva capito che niente di quello che le fu raccontato era vero. La sua vita nell'ISIS era soltanto un incubo. Una scelta errata che voleva lasciarsi alle spalle per riprendere a condurre una esistenza, chiamiamola, normale. Ma si chiama la protagonista di questa storia, Khadija Sultana, non c'è stato il tempo di riuscire a ripercorrere la sua vita passata cercando di tornare alla normalità. Infatti, purtroppo per lei non c'è stata via di scampo. È stata brutalmente uccisa in un raid aereo in Siria, poco dopo aver comunicato alla amata famiglia, o meglio alla famiglia e basta, senza mettere amata, la volontà di voler scappare dal califfato. Probabilmente lo avrebbe fatto se non avesse visto uccidere una giovane picchiata in pubblico per aver tentato di abbandonare i terroristi. La ragazza, pensate che era giovanissima quando è morta. Aveva infatti solo 16 anni d'età, quando per l'appunto a questa età raggiunse la Siria nel febbraio del 2015. Dopo un volo partito da Gatwick, diretto in Turchia, con le care amiche Shamina Begum e Amira Abasi, entrambi di soli 15 anni. Le tre ragazze, alunne della Bethnal Green Academy a East London, erano state radicalizzate su internet, avevano deciso di abbracciare una vita nuova tra le fila dello Stato Islamico dell'ISIS. Le ultime immagini che ritraggono le fanciulle sono quelle delle telecamere di sicurezza poste all'aeroporto turco. Ancora vestite in abiti occidentali, sono state viste salire su di un'auto che poi le avrebbe condotte a Raqqa. Una volta lì, le ragazze sono state date in sposa ad alcuni combattenti e sono state poi addestrate per missioni speciali, facendo temere che potessero essere utilizzate come kamikaze, che significa, vi ricordo, vento divino. Khadija aveva sposato un jihadista americano con origini somale, tuttavia, da qualche tempo, il ragazzo venne ucciso in combattimento. Da quel momento, l'immane disperazione per una scelta azzardata ma anche sbagliata che si è impossessata di lei, come la volontà di far ritorno nella casa. Troppo presto scoprì che la propaganda dello Stato islamico non corrispondeva alla realtà e così, dopo un po' di tempo, è stata fatta fuori, è stata uccisa in questo raid aereo in Siria. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la gentile visione del presente video. Una morte, una tragedia nella tragedia. La realtà di questa ragazza ci deve indurre a compiere una obbligatoria e fondamentale riflessione. Detto ciò, grazie a voi tutti per l'ascolto, grazie a voi tutti per la visione. Il video termina qua. A questa ragazza che ricordo un'altra volta si chiamava Khadija Sultana, dico Khadija Sultana riposa in pace. Amen. Secondo l'ottica, secondo le parole del cristianesimo, anche se ella non era cristiana.